Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, vabbè, vedete l'overlay un po' diverso perché è la sigla, l'avete sentita con una canzone che non rimarrà oltre questa settimana. Tranquilli, semplicemente sono in trasloco e quindi non ho più i miei pezzi soliti. Come ci sono Dario e Pala? Ciao. Ciao ragazzi. E oggi andremo a vedere questo entusiasmante no patch perché non c'è stata manutenzione, come avrete letto. Ecco il motivo per cui c'era cardia da lunedì. E ci sta in realtà perché è la festa dei lavoratori, quindi che dobbiamo dirgli, poverini, lavorano troppo. Almeno siamo sicuri di una cosa: Sirio questa settimana non sarà buggato perché era funzionante, quindi non avendo toccato nulla, non dovrebbe incorrere in clamorose ire da parte del gioco. Sirio buggato. Ma sì, tanto sappiamo che ogni volta che mettono mano, se il la settimana prima era buggato, non sarà buggato, se non era buggato, sarà buggato. Quindi insomma, abbastanza easy. La Temed Summon di questa settimana è la è Apex alla fine. E il solito discorso è un ex. Vale la pena recuperarlo? Penso che all'atto pratico sia il più inutile degli ex al momento. Allora, è un personaggio sicuramente estremamente versatile, fa tante cose, nel meta attuale è un po' decaduto, probabilmente ritornerà, andrà e verrà, comunque ha tante funzioni molto interessanti, è un personaggio del bleed, fa cose, si può portare a sorprese, a sorpresa qualcosina fa, blocca con Basta qualcosa. difenderlo, non serve un cazzo. Il Se non ce problema l'avete, sono le stats. Il come problema sono le stats effettivamente di sto povero ragazzo. dai, cioè, avete un ex nuovo, fresco fresco, che arriverà tra neanche un mese o poco più. Perché spendere per questo? Senza un rebate. Allora sì, poi Questo è vero. Exclamation c'ha il vantaggio svantaggio che è forte sugli account grossi perché si basa sulle vostre statistiche globali, essendo comunque un damage dealer, basa la cura sulla propria vita massima, beh, l'attacco sulle pierce, le cose che avete, quindi non è per tutti, quindi Però fa vale il sempre la costo. sua porca figura, eh? Quello sì, però. Però insomma, occhio perché arriva Sasha, Cardia, vi consigliamo di pullarlo, ma aspettate tanto, cioè aspettate un attimino, a parte di vedere i video soliti, vedete anche se può esservi utile, perché io sarò molto curioso. Per me è un buon PG perché io uso il bleed, quindi va bene, cioè è una buona alternativa, può essere divertente da cazzeggiarci. Vediamo se riuscirà a fare anche qualcos'altro. Madonna, scusate, notifica del PC così. Poi che cosa hanno messo? Il book dell'onnipotenza di Lune. Ora, costa 9 AS prendere le pietrine di Lune. Hanno messo al suo. 120 coupon giornalieri, che è una conversione più vantaggiosa per chi shoppa sicuramente di spendere 9 advanced. E le skin a disposizione sono queste tre. Sono tutte vecchie, mi pare, no? Sì. Beh, è buono per chi non ha fatto il Treasure Hunter per recuperare quella di Persephone. Penso anch'io, perché quella di Alone è molto vecchia. Quella di Lune, però, dov'era? Dove l'avevano messa? Non mi ricordo mica. Skin flip, mi Vabbè, pare. ma non recuperare quella di Lune, ok, che c'è lo skin Allora, pavilion, ma. io vi dico una cosa. Io ho stato a recuperare quella di Persephone. Mi ha dato tre skin di Lune e due di Alone. Ah, bene, addirittura. Sì, perché comunque possono uscire tutte Sì, casuali. lo so, mi ricordo. E a me ha voluto dare tutte le altre che avevo già. Ah, Paola, perdonami, ma mica sai come è finita la storia del Cosmo qui? Che io, stando male, non l'ho seguita. C'era il Cosmo Blu settimana scorsa e diceva che dava la doppia speed. Ma dava la doppia speed, dicevano, come Ma era attributo. sbagliato, ora non dava nulla. Cosa dava? Non dava nulla, dava questo. Ah, Non dava cioè, il Cosmo non Blu. dava il Cosmo Blu? No, avevano sbagliato a mettere l'immagine del Cosmo. Ma che rincoglioniti! Madonna, vabbè, io non ho parole per quanto sono inefficienti. Allora, questo me lo faccio Meglio perché mi questo porco di serve. No, Ubuntu, eh. questo infatti mi serve l'ultimo SS, quindi questa settimana lo prendo, questo qui. C'è Sì, ancora il occhio. coupon di sconto, sì, no, li faccio tutti i giorni e buonanotte. Questo è comodo. E vi do anche buone risorse, devo ammettere che Paolo aveva ragione, come sempre, però vabbè. Allora, poi abbiamo la ricarica del tomo con Atex, e va bene come al solito, mi viene da dire. E poi abbiamo il Sanctuary Record, perché poi l'ultima news che viene data da parte del sito e di Facebook è che c'è Cardia nel Sacred 2, ma già c'era, quindi in realtà lo sapevamo già, ecco, signori del gioco. Come vi dicevo, le AS
per il pezzo di lune sono 9. Non so se è diverso, cambiato, c'è chi dice sì, chi dice no. Meno prima, però sono tante, Sono occhio, però tante, cioè 9 per una. Però non è un po' scam 9 per una. però vabbè, sì, effettivamente sì, però per i free to play recuperare skin è molto difficile, questo evento permette di prenderle, Quello. Poi te ne dà più di una, quindi ci sta. sì, 2 al giorno, vi conviene però accumulare per avere un PT garantito, perché se magari puntate una cosa non avete abbastanza pietre, non sculate, poi restate con un pugno di mosche in mano avendo solo Cerino 2. in mano. Io noto So, con piacere che a pagamento continuano a mettere Leo in tutte le salse. Vabbè. Questo è quello dello skin flip o sbaglio? Scusatemi. Ok, quindi hanno messo i costi dello skin flip addirittura e niente, poi sono i soliti eventi. Cosa ci dà oggi il login? c'è, Solito. ah, in più c'è Pandora Small. Ah, è vero, il Pandora Small che è stato inserito, a me ha dato i 70 se non ricordo male. Sì, 70. Garantito, però ve lo assicuro. No, no, infatti io ve lo sconsiglio sempre altamente. Ecco, questa è l'unica offerta per la quale guardare il Pandora Small, secondo me. Non è Malissimo. mai, no, non è mai male di solito, quindi questa è comoda, questo non tanto, 15 euro 20, no, non è granché come cambio. Qua c'è il pacchetto Fortunato Fiore 1, in italiano non li conosco, ma non penso di leggere l'Absolute Domain o l'altro, quindi non è Oddio, forse granché sì, male. però vabbè, in realtà poi c'è un po' di varianza, anche con lo Possa scudo comunque c'è un po' di venire scontro, di Dio. Sì, quindi effettivamente avete ragione tutte e due su quello. Quindi boh, non ve lo consigliamo granché, mettiamola così. Può essere utile per chi ha da finire qualche tempo in più. Altrimenti, occhio che comunque il rapporto qualità-prezzo non è mai troppo troppo ricordatevi una conveniente. cosa, se volete pullare card che presumibilmente sarà la settimana prossima a questo punto, Sì. fate lo scambio delle advance per le temporanee per guadagnarne 5, Non se gli volete. conviene farlo venerdì o sabato, giusto per avere Vi conviene più. farlo da domani per sicurezza, oppure aspettate domenica per vedere se c'è qualche anticipazione o okay. Che. Ricordatevi che domenica sarà l'ultimo giorno Sì, utile. infatti per quello che ricordavo il venerdì o il sabato era il consiglio che davi sempre di fare lo scambio per la settimana dopo. Sì, tanto già da oggi non dovrebbe scadere, però nel dubbio fatelo da domani in poi. Per sicurezza, non si sa mai. C'è un commento al quale non riesco a trovare bene risposta perché non l'ho capito, quindi lo chiedo a voi. Mi hanno chiesto come si sblocca il settimo senso. Ora, io non ho ben chiaro. Avere un certo livello di account per No, no, sbloccarlo. no, lui ce l'ha, ma mi dice che quando preme sul settimo senso, arrivato a uno dei nodi, lo manda sulle skill. Ah, Ma l'ottavo senso. due, forse. E io non ne ho memoria perché l'ho No, per sbloccato l'ottavo altrimenti. senso ti È per serve. l'ottavo No, no, no. senso. Anch'io pensavo per l'ottavo, ma lui sottolinea settimo. Infatti è per quello che non capisco. Cioè, settimo senso, non ricordo queste Ma cose. se vai su qualunque di questi cosi, no, ti serve alzare un Ti tot serve per punto. sbloccare una skill, si sblocca con settimo senso, effettivamente. Sì, ma ok. Infatti ho detto basta salirne una a due, ma non mi dà No, la no, no, posizione. no, il settimo, vedi che in centro c'è una skill. Se non hai Sì, fatto settimo senso, quella skill è bloccata. però basta fare a raffica così, cioè basta pigliare queste pietrine che trovi tranquille, che si trovano tranquillamente nel Sì. dimension e lo fa fare, cioè il settimo è solo premere risveglio e basta. Sì, infatti. Non capisco. Cioè, se hai qualche altro tipo di problema, cerca di farmelo capire meglio. Comunque, se avete delle domande, cose nei commenti, quando sono un po' più specifiche, facciamo una mini rubrica, semmai su Facebook, dove elencate le cose che volete chiederci e una volta al mese rispondiamo in un video, così facciamo prima, perché effettivamente ci sono un po' di domande pure su Instagram, che mosse 2 settimane che sono stato male, non ho proprio visto, quindi se vi piace l'idea fatemelo sapere e ve la creo come cosa su Facebook, tanto la gestisce Schiavo come sempre. Vabbè, è il suo nick, io non c'entro niente, non gliel'ho dato io. L'altra cosa di cui volevo parlare è attenzione a Cardia, perché settimana prossima io non so esattamente i giorni che ci avrò, perché mi trasferisco effettivamente mercoledì, però non dovremmo avere problemi con le live e tutto per il Jamir e tutto. La cosa che mi hanno chiesto di più nei commenti, Pala, non so se questo tu puoi darci una risposta a sentimento.
Può essere il primo PG che non vedremo assolutamente nel Jamir usato come novità, cioè il primo PG che esce di mercoledì Non è durante il la primo. Jamir, Non è il primo. che non viene usato proprio. Chi è che non viene, che non è stato Era già usato? successo 2 o 3 mesi fa, non mi ricordo chi era, Ok. ma che, non abbiamo, che era uscito e non l'abbiamo mai visto portare. No, beh, c'era la cosa su Persephone, ma quella era Vabbè, così ma quella era tedesca. una cosa dei No, francesi. era uscito un personaggio, credo, prima di Persephone. Vabbè, a parte culo cavallo. No, beh, però quello Grey lo portò, quindi non Però era stato portato. c'è stato un PG Forse che non era stato portato perché la gente non si fidava, non aveva capito come funzionava. E non ho quindi quel mese lì memoria. non fu portato, Ma però non mi secondo ricordo. voi Forse. Cardia lo vedremo? Risposta alla domanda più diretta ancora. Lo vedremo qualcuno, ma non tutti, secondo me. Non ha un buonissimo spot, però potrebbe sostituire qualche personaggio chiave per rendere più leggera una comp in favore di altre. Da capire. Ci sta. Poi Ci capire, le sto. stats sono molto diverse dalle nostre, cioè una Infatti, comp. secondo me non verrà giocato in questa Jamir perché troppo poco tempo per provarlo Sì, in comp. fa. È anche una questione di pratica, cioè molti di quella Jamir comunque lavorano, arrivano il mercoledì a casa, lo pullano, metti che lo prepari, ma non hai neanche tempo di provarlo, non so Quello che si azzarda a portarlo così alla cieca, non sembra un PG che sposta così tanto. vabbè, lo vedremo, dai. Fatemi sapere qui comunque cosa vi può essere utile. Questa settimana vi uscirà domani o dopodomani il video Ah, di ma Cardia sì, era stato. Sasha. E comunque quello di cui parlavo io era stato proprio Alba Fica. Alba Fica non fu portato. Era Ah, a metà della Jamir non fu portato quella Jamir. Perché non me non lo sapevano cosa ricordavo. fare. Mi sembra che fosse proprio Alba Fica. Che Ci può non sapevano cosa stare. farne all'epoca. Perché ti arriva Vabbè, mercoledì. però Alba Fica era molto più intuitivo, cioè fa solo il base, sta fermo, Sì, ok, ma come veramente. costruirci un team per sfruttarlo, Ah, quello eccetera. sì. Vabbè, Cardia su quello sarà molto peggio, perché effettivamente là gestire team cosmico, fisico, bleed, non bleed, sarà abbastanza difficile. Quindi sì, questo effettivamente Comunque, cioè, vale. è pericoloso portarlo perché se non lo usi bene perdi a gratis, So ci cazzi. vuole un po' ci Sì, vuole un po' di sì, sì. coraggio. Comunque ragazzi, sabato esce il video su di lui, tranquilli, non me lo sono dimenticato, come vedete sta finendo l'RC, non ho potuto giocare per un po', quindi non avevo trovato i pezzi. Quindi sabato vi uscirà il video su Garuda, Pala mi ha fatto ridere come l'ha descritto, quindi sono molto curioso di provarlo e di vedere come l'hanno cambiato, anche se il come l'abbiamo già parlato negli scorsi video, cioè che sono due persone in più, vedremo se sarà utilizzabile perché essendo sullo status sheet per me fa altamente cagare, ma quello sono io, come ben Però potrebbe sapete. vedere lui, forse, Jamir. Non lo Sicuramente. so. Sì, per me sì. Per quanto sono pignoli sul fatto dell'RNG, non lo so. Solo per quello, non No! perché. Ma basta, sì, dai. Basta che Capricorn si Allora, qualifichi, ah, lo vabbè, porta sì, ubriaco, lo porto ubriaco. perso e vedi Ci che entra sta. tutto. Onesto. Va bene, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Domani e dopodomani video sacre di Cardia. Sabato video Garuda. Settimana prossima Jamir. E probabilmente Cardia. Grazie ancora e ciao ciao. Ciao! Ciao!